sempre tutti qui. Vedo. Grazie, grazie, grazie mille, veramente. Grazie mille. Vabbè, vi faccio un'intervista ora, vi registro. Come? Ce la risente. Me la rifaccio? Ah, certo. Vabbè. Sì, sì, assolutamente. Insomma, mi è piaciuto, sono molto contento. Sono fiorentino. Mio babbo però è nato a Campiglia Marittima, io quando era piccolo. Sì, sono fiorentato. Grazie, grazie, grazie mille. Vedi anche il finale. Ci sta. No, Pisano mai. Sono fiorentino, fiorentino. Livornese da piccolo ho frequentato un po', l'orecchio mi è rimasto. L'orecchio. Ah. Allora, si specifica anche, ha parlato di quelli di qua e di là dall'altro. Accidenti, c'è proprio lo specifico. Addirittura. Grazie, grazie veramente. Speriamo di rivederci un'altra volta. Che venisse da noi in Palazzo Medici. Ah, volentieri, certo. Io sono la direttrice della biblioteca Riccardiana. Io parlavo, Paola, di lei. Mi farebbe molto piacere se lei, magari una sera, occasione di una delle nostre cose. Volentieri, sì, sì. Ora non una cosa così lunga, magari. Sì, posso. Vabbè, io ho molte cose, posso anche preparare qualcosa di. Anche su Dante, se vuole, o anche un tema. Mi è piaciuto molto Giulio Cesare. Posso anche, sì. Posso anche preparare qualcosa. Che c'entra così Dan Blake? Sì, sì, ma quello ci mettiamo d'accordo. La ringrazio. È molto piacevole. Grazie. Prenda la mia email da Paola, sì. Poi, e magari ci teniamo in contatto, sì. Organizziamo. Perché io amo tanto fare queste cose. Se lo di Luca Giordano non è proprio no, ma io adoro. Il minimo. No, ma infatti, ho lavorato tanto anche a Palazzo Vecchio, io ho più personaggi. Al Museo dei Ragazzi. Al Museo dei Ragazzi. Ma quando c'è la Paola? Sì. Eravamo molto amiche con la Paola Facenti. Ora so che è andata via da poco. Io sono stato due anni. Sono stato due anni con lei e lei poi mi ha fatto praticamente formare e scrivere. Quelli che facevano gli animatori. Sì, poi. Sì, ho preso Giovanni dalle Bande Nere, Vasari, e poi ho scritto proprio cose nuove su Cosimo I, soprattutto sulla guerra di Siena, e su Leon Battista Alberti e su poi l'incontro scontro tra Leonardo e Michelangelo con Piero Soderini del mezzo. Quando non c'era Seracini. Esatto, vabbè. Comunque mi farebbe tanto piacere, sì, organizzare qualcosa, sì, molto volentieri. Come parliamo, no? Sì, ci guarda. Lei prenda l'email e poi magari possiamo un incontro. No, ormai no, l'adrenalina è andata. Ma che è questo coso? Questa è una cosa che mi hanno. Volevo una cosa che fosse dorata, ma in realtà penso sia un drappo. È di un archeo etrusco. Cioè non so dove l'abbia presa, è una palandrana. Operaio della sorpresa. Della Lucchini, sì. Mi ha preso il 50 fra Rosignano e Caletta, ecco, quindi infatti, più eroe. La ringrazio, è stato un piacere conoscerla. Grazie. La ringrazio. Ci proviamo. È una dei brani inglesi Bene. Ho fatto bene a scegliere questo. Sì, anche attuale. Questi toni, insomma, è bellissimo. Sì, l'Europa con ratto, col mito del ratto di Europa. È comico, è del serio. Mi fa ridere ma fa riflettere. Io ho scoperto Toller, l'ho scoperto. No, Toller è proprio. Fahrenheit è il rogo dei libri. Toller è un dramma. Il rogo dei libri. Fantastico. Ma bella è la cosa di andare a mente il libro per essere libro, no? Eh sì.
che riprende anche Don Chisciotte addirittura, con il capitolo del ruolo dei libri, che però lì poi viene rivisitato ai nazisti in realtà. È un comico che tenga presente questo. Grazie, ci siamo già. Siamo, benissimo. Sì, speriamo di organizzare qualcosa. Sì, ma voi? No, il salone. Sì, lo so. Vieni. No, ma ora sto bene, volevo prendere. Oh, carissimo. Come sta? Grazie, 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 grazie. Ora così un po' ausenza, sì, no, lo faccio anch'io i complimenti, veramente bravo. Deve avere qualcosa di meno osè. No, ma questo era l'eroe, era, no. Io ti so, è la prima volta, che so, no. Avevo un senso perché era un vacanziere in spiaggia greca. Ma là vengo tutto nero, bello. Sì, anche giacca e cravatta. No, non va bene, grazie. Francesca, questo l'ho scritto 10 giorni. Però a Senigallia avevo lavorato tanto di testa. Poi mi sono messo lì. E anche il testo è difficile. Abbastanza, insomma, poi sai, recitazione, però il testo, sai, sono tutti autori, questo me l'ha commissionato il Deutsches Institut, quindi dovevo trovare tutti i punti dove la Germania è stata in qualche modo importante. E poi però ci ho messo, insomma, la qualità, il livornese, perché devo spezzare anche, insomma, certo, il drammatico, il comico, certo, per renderlo anche più gradevole. Questa te la porti dietro da tempo, questa commedia che c'è? Questa no, è la seconda. La seconda volta la proponi? Sì. È nuova. Ah, è nuova. Questa è l'ultima. L'ultima. Ah, l'ultima. Sì, sì, sì. Però ci vai altre... C'ho diverse cose ora al prossimo anno, io voglio presentare questa, sì. Voglio tanto presentare questa, poi mi hanno richiesto Annibale, Dio Nuvole, ve lo avete visto anche voi, insomma, un po' di cose ce l'ho. Questa è poi attuale, secondo me. Sì, sì. È abbastanza stai efficace. Eh? Sì, sto registrando, fatto apposta. Okay.